Questo programma è offerto da misure cautelari per i reati di rapina e porto abusivo di arma da fuoco. Questo è il bilancio dell'operazione di polizia Milizia Violenta 2, condotta dalle prime luci dell'alba dai carabinieri della compagnia di Bagheria. I provvedimenti cautelari riguardano Giuseppe Rio, 25enne di Trabia, attualmente agli arresti domiciliari e autore di 3 rapine, e Domenico Geraci, 34enne di Casteldaccia, già arrestato per rapine ed attualmente in carcere a Trapani per porto abusivo di arma da fuoco. L'operazione condotta ha fatto luce su una serie di rapine e furti anche in abitazioni commessi tra Trabia, Altavilla Milice e Palermo. Tali episodi, nel corso dei quali erano state asportate anche armi da fuoco, avevano presentato sin da subito forti elementi di analogia sia per le modalità commissive che per le vittime colpite, quasi tutti appartenenti alla fascia debole degli anziani soli ed indifesi. Intervento dei carabinieri in via Giuseppe Amato Poiero a Palermo, in zona Oreto, dove i militari hanno tratto in arresto un 42enne, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti. Sono stati i propri militari a notare il continuo via vai intorno all'abitazione dell'uomo. Così si è data il via ad una perquisizione domiciliare che ha portato alla scoperta di 35 grammi di hashish all'interno di un mobile della cucina, un bilancino e la somma in contante di 140 euro. Sono stati inoltre trovati nell'appartamento altri diversi oggetti usati per la preparazione e il confezionamento degli stupefacenti. L'uomo è stato così sottoposto agli arresti domiciliari. Ricordate quando la settimana scorsa abbiamo parlato dei posteggi selvaggi sul prato del Foro Italico? Il grido di aiuto e la richiesta di più controlli ha avuto una risposta. La polizia municipale si è scagliata contro la sosta delle auto sul prato del Foro Italico. Nella serata di sabato, due pattuglie hanno presidiato i due varchi a ridosso dello spazio verde pubblico che costeggia il lungomare e hanno sanzionato numerosi automobilisti indisciplinati. In quattro hanno anche subito la rimozione dell'auto lasciata in sosta sul prato. I controlli per contrastare il parcheggio selvaggio sono iniziati durante le prime ore della sera e sono andati avanti sino all'1:30 di notte circa. Finalmente le autorità si sono svegliate, dopo quanto accaduto nello scorso weekend, quando decine di auto sono state parcheggiate sul prato e dopo le varie denunce fatte dai quotidiani, finalmente un briciolo di svolta è avvenuta. Il comandante della Polizia Municipale, Vincenzo Messina, ha chiesto anche la collaborazione di polizia e carabinieri per intensificare i controlli anche in futuro. Era il pomeriggio di sabato, apparentemente un giorno come un altro, ma per un cefaludese di 73 anni qualcosa di storto purtroppo è avvenuto. Antonio Anastasi si trovava a bordo del suo trattore mentre svolgeva qualche lavoro di routine nella sua proprietà, in località Mollo, quando all'improvviso è accaduto qualcosa di inaspettato. L'anziano cefaludese cade dal suo mezzo, rimanendo gravemente ferito, e d'urgenza viene trasportato all'ospedale San Raffaele Giglio di Cefalù e ricoverato in gravi condizioni. I carabinieri della compagnia di Cefalù hanno apposto sigilli sul terreno e sul trattore che il 73enne stava utilizzando in attesa di chiarire le dinamiche dell'incidente. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria.
via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Il Movimento 5 Stelle di Bagheria, attraverso una nota, ha comunicato di aver preso atto delle dimissioni presentate dall'assessore Domenico Mastrolembo. Ringraziamo comunque l'ex assessore per il lavoro svolto in questi mesi. Già da un po' di tempo il rapporto si era incrinato, in quanto non godeva più della fiducia del gruppo e pertanto Patrizio Cinque gli aveva già revocato il suo incarico di vice sindaco. Si legge nella nota del Movimento 5 Stelle che continua. Il contenuto della sua lettera di dimissioni però risulta essere ingeneroso nei confronti di un gruppo che gli ha dato subito fiducia e lo ha supportato nel suo importante ruolo. Sarà il nuovo assessore, che verrà presto designato, ad avere la possibilità di smentire con i fatti il contenuto della lettera e a dimostrare che il gruppo lavora in modo attento ed oculato per attuare il cambiamento di questa città. Una discarica a cielo aperto che da mesi prende sempre più spazio. Parliamo di via Tindari a Borgo Nuovo. La strada si trova proprio alle spalle del complesso ospedaliero Villa delle Ginestre. Adiacente alla via, invece, troviamo la scuola media Gregorio Russo, una zona tra l'altro abitata e anche molto trafficata. Uno spiazzale extra large dove vi sono un paio di cassonetti proprio sulla via. Peccato che questi siano sempre vuoti, mentre i maleodoranti rifiuti sono riversati per la strada. La spazzatura è proprio di ogni genere. Materassi, vecchi copertoni usurati, mobili, porte e resti di autovetture bruciate. Un vero scempio alla vista e all'olfatto. Ci chiediamo come sia possibile che ciò accada proprio nei pressi di una scuola e di un ospedale. I ragazzi che ogni giorno si recano a scuola hanno dinanzi a loro solo spazzatura e rottami. Inoltre i cittadini che abitano in via Tindari lamentano la presenza di ratti e blatte intorno ai rifiuti, che rischiano di avvicinarsi non solo alla scuola ma anche dentro le abitazioni. Una situazione che va avanti da mesi, degrado e incuria da parte dell'amministrazione comunale, che ha dimenticato una delle zone più abitate di Palermo. Sicilia, a rischio l'erogazione idrica per circa 500.000 abitanti del palermitano. Da qualche giorno i dipendenti dell'APS Acque Potabili Siciliane sono in sciopero e andranno avanti fino alla fine del mese, perché dal 1 novembre potrebbero partire licenziamenti per circa 202 lavoratori. A fine mese infatti scade l'ordinanza del prefetto di Palermo che affidava il servizio idrico in deroga ad APS e potrebbero registrarsi pesanti disservizi in 42 comuni di tutta la provincia. I comuni che potrebbero essere interessati dal disservizio nel nostro comprensorio sono Alia, Alimena, Limenusa, Blufi, Bonpietro, Caccamo, Campofelice di Roccella, Cefalù, Cerda, Lascari, Montemaggiore Belsito, Pollina, San Mauro Castelverde, Santa Flavia, Sciara e Termini Imerese. Per questi i dipendenti stanno girando i comuni distribuendo volantini e spiegando ai cittadini la situazione. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Io voglio aiutare Apriti Cuore, perché Apriti Cuore ci aiuta sempre, ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Una vittoria che riaccende una speranza, la speranza che questa squadra può farcela. E così il ritiro è stato utile ai rosanero per portare ieri i 3 punti in casa contro il Cesena. All'inizio il gol di Dybala faceva ben sperare il pubblico presente al Barbera, ma la ripresa da parte del Cesena e il gol dell'1-1 non dava più la speranza di una vittoria. Ma ecco che, proprio
proprio sul finale, la rete di Gonzales ha portato il rosanero all'attesa vittoria in Serie A al 92esimo minuto, regalando così al popolo rosanero tre punti importantissimi che portano gli stessi rosa in una posizione più alta in classifica. Contentissime tutte e due, penso che sono stato un bel momento, sono contento per la squadra, perché lotta per questo durante tutta la settimana. Abbiamo fatto una settimana di ritiro e non eravamo contenti, perché non è bello essere lontano dalla famiglia, però penso che ha servito per mettere la testa a posto, per sapere che non possiamo perdere più punti a casa, e contento per la mia prestazione, per il gol che ha aiutato la squadra. Durante la settimana ci alleniamo tantissimo così, con il prof che fa lavoro fisico pure, siamo fisicamente bene. Tutti vogliamo il bene per la squadra, lottiamo, diamo il massimo, perché sappiamo che non possiamo perdere più punti, è la prima vittoria, quindi dobbiamo continuare così. È una giocata che ci alleniamo, no? Penso che la stessa giocata che abbiamo fatto contro il gol, contro il Novara, che siamo subito andati in Serie A, quindi è una giocata che capita, che l'abbiamo fatto con Franco, l'ho chiamato e in quel momento ho deciso di fare quello e per fortuna è arrivato il gol. Domenica prossima Tevez contro Dybala o Juventus contro Palermo? No, Juventus contro Palermo. Sarà bellissimo giocare una partita contro lui, perché è un grande giocatore, un idolo per noi che siamo giovani, che sempre l'abbiamo visto, che ha giocato in nazionale, che ha fatto tantissimo gol, quindi sarei contento di giocarle, però spero che la prossima partita non sia la sua. Grazie a Dio abbiamo conquistato tre punti, era quella la cosa importante, l'obiettivo della squadra era quello, io ho cercato di dare il mio contributo e spero di esserci riuscito. L'importante non era però la prestazione personale, ma quella di squadra. Fortunatamente abbiamo fatto bene e abbiamo vinto. Sono molto felice per il mio gol, ma il merito della vittoria non è di Gonzales ma del Palermo. Tutti lavoriamo durante la settimana per un obiettivo comune, conquistare punti per il Palermo e portarlo più in alto possibile. Sappiamo che Dybala ha qualità importanti, è un grande giocatore e il suo gol ha sbloccato una partita difficile. Anche in questo caso però non vorrei concentrarmi sui singoli, ma su un gruppo che si allena ogni giorno per fare meglio. Sono venuto qui per sfide come quella contro la Juventus. Era certamente una mia ambizione personale quando sono arrivato in Italia, quella di confrontarmi con grandi giocatori. Sarà una partita importante contro una grande squadra. La prepareremo nel migliore dei modi. Un convincente Trapani porta a casa i tre punti battendo il Crotone per 3-1, mentre un sempre più smarrito Catania perde l'ennesima partita 3-0 contro lo Spezia. Partiamo dai Granata, che salgono all'ottavo posto in graduatoria a meno 3 dalla vetta grazie ad un'autoritaria prestazione, imponendosi nel gioco e nel risultato contro il Crotone, che poco ha fatto per impensierire il portiere Gomis. Una doppietta di Ciaramitaro con un gol per tempo intervallata dalla rete del bomber Mancosu piegano i calabresi, che segnano appena dopo l'inizio del secondo tempo con il gol di Torregrossa, che sigla l'1-1 infranto al minuto 62 dal quinto gol stagionale dell'attaccante sardo, che veste l'11. Al picco di La Spezia, il Catania di Sannino va a picco sotto i colpi degli attaccanti bianconeri. I liguri non sbagliano un colpo e siglano il vantaggio dopo 20 minuti con il centrocampista Brezovic. E sempre nel primo tempo è un rigore di Catellani a spianare la strada allo Spezia. Il Catania rientra dagli spogliatoi col piglio giusto, ma proprio il migliore fin lì dei siciliani, Rosina, sbaglia dopo 3 minuti rigore che avrebbe potuto accorciare le distanze. Il gol di Catellani all'86esimo, un ex tra l'altro, è il segno della resa, finisce 3-0 con l'ennesima espulsione di Gomber. Prossimo turno spalmato tra il venerdì e il sabato. Nell'anticipo delle 19 il Trapani vola a Terni, mentre gli Etnei nel sabato alle 15 ospitano il neopromosso Vicenza. No, il Peggio di Livorno sarebbe stato da prima categoria, cioè nel senso che no, però abbiamo visto il Trapani solito, un grande vivacità, grande corsa, grande ritmo, grande voglia, grande determinazione e anche un po' di sofferenza, perché in Serie B si soffre in casa e fuori casa. Oggi siamo stati molto concentrati, sempre sul pezzo, è vero che siamo andati sull'1-1, ma subito dopo abbiamo ribaltato di nuovo il risultato. Siamo stati bravi a tenere, perché loro hanno giocatori importanti, molti giocatori tecnici di grande qualità, e quindi questo non ci ha permesso magari sempre di difendere in modo perfetto. Però la squadra ha reagito bene, è stata una prova assolutamente straordinaria dal punto di vista caratteriale. Il risultato è anche abbastanza rotondo e quindi niente, sono contento, ma non perché abbiamo dato una risposta o quant'altro. Io so che il Trapani non era quello di Livorno, ve l'avevo anche
detto ieri in conferenza stampa, ma non perché sono un mago, ma perché noi non siamo quelli di Livorno, non potevamo essere quelli di Livorno. E la prova è stata oggi. Adesso c'è da pensare a Terni, e tra l'altro il Livorno è già andato a Terni e ha vinto 4-0. Quindi significa che forse è una squadra molto forte. No, abbiamo cambiato qualcosa, avete anche visto. Abbiamo giocato con due centrocampisti, soprattutto di corsa. Abbiamo lavorato molto sugli esterni e sulle giocate di ripartenza. Poi abbiamo avuto anche la bravura di sbloccare il risultato. E quindi credo poco in queste cose, nel senso buono della parola. Cioè nel senso che noi in questo momento abbiamo qualche giocatore che può fare la differenza in quella situazione, in possesso palla, appunto che è fuori. E ci dobbiamo adattare a giocare in maniera diversa per i giocatori che abbiamo. Weekend caldissimo in Sicilia, spiagge gremite in tutta la provincia della regione con temperature massime che hanno raggiunto i 32 gradi centigradi a Ramacca e Lentini, più 30 a Palermo, San Buca di Sicilia, Citrezza, Francoforte e Misilmeri, più 29 a Siracusa, Vittoria, Ispica, Menfi, Corleone e Termini Imerese, più 28 a Catania, Trapani, Partanna, Caltanissetta, Licata, Caltagirone, Augusta, Bronte, Carini e Cinisi. Le temperature, dicono gli esperti, aumenteranno ancora nelle prossime ore. Un caldo eccezionale per il mese di ottobre, con picchi da record senza storici precedenti almeno negli ultimi due secoli. Un caldo che continuerà ancora fino all'intera giornata di domani, martedì 21 ottobre, prima dell'arrivo dell'uragano Gonzalo, che da mercoledì inizierà a sferzare anche la Sicilia, facendo crollare le temperature e provocando forte maltempo, venti impetuosi e mareggiate. Intanto ieri le spiagge erano gremite, le più piene Mondello e Scala dei Turchi. Questo programma è stato offerto da Inizio di settimana a tutti gli affezionati ad ilmeteo.it. Previsioni per lunedì 20 ottobre 2014. L'anticiclone Cerbero domina l'Italia, bel tempo ovunque ma fitte nebbie sulla pianura padana. Attenzione, ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord attenzione alle nebbie fitte in Piemonte e Lombardia con visibilità inferiore ai 30-50 metri. Il contesto comunque sarà soleggiato ove le nebbie si alzeranno e dissolveranno. In serata e nottata piogge raggiungono il Friuli Venezia Giulia. Al centro generali condizioni di bel tempo con un cielo che si presenterà praticamente sereno o tutt'al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Anche qui foschie o nebbie mattutine lungo le coste tirreniche. Raggiungiamo il sud dove la predominanza dell'alta pressione è Cerbero, porta tempo buono e soleggiato su tutte le regioni. I venti soffiano debolmente e tutti dai quadranti meridionali. Temperature previste minime che non subiscono grosse variazioni se non locali diminuzioni. I valori saranno compresi tra i 10 e i 20 gradi su tutta la penisola. Durante il giorno ci attendiamo invece 19-25 gradi al nord, 22-26 gradi al centro e fino a 27-28 gradi al sud. Amici, il meteo.it, il tuo amico del tempo, vi ringrazia per averci seguito e vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 20 ottobre, si ricorda San Vitale. Il nome Vitale deriva dal latino e significa che ha una lunga vita. Dice il proverbio, il savio non dice tutto quello che pensa, ma pensa tutto quello che dice.
Sono nati oggi Paulina Bonaparte, Arthur Rimbaud, Mara Venier. Il 20 ottobre 1968 l'ex First Lady statunitense Jacqueline Kennedy sposa l'armatore greco Aristotele Onassis. Nel 1999 viene approvata la legge che permette l'arruolamento alle donne nell'esercito italiano. Infine, il 20 ottobre del 2000, i ministri dei 27 stati della Comunità Europea sottoscrivono ufficialmente la Convenzione Europea del Paesaggio. Andrea De Carlo ha detto: l'importante è pensare meno, ricordare, immaginare e aspettare meno, vivere il momento. Il momento è tutto ed è l'unica cosa che abbiamo davvero. Arrivederci da Barbanera dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, lunedì 20 ottobre. Ariete, tensioni sul lavoro e battibecchi in famiglia sono il poco entusiasmante leitmotiv della giornata che avete davanti. Fate buon viso a cattivo gioco. Per minimizzare i danni di questa piccola tempesta planetaria, limitate al minimo ogni attività e iniziativa. Toro, amicizia e vita sociale in primissimo piano, interessi personali in testa alla top ten, non serve altro per essere sulla cresta dell'onda. Data la favorevolissima situazione che state vivendo, l'unico rischio è che vi montiate la testa. Gemelli, una questione di natura finanziaria si sta rivelando molto più complessa di quanto avevate previsto, finendo con l'assorbirvi molto tempo. Ci vorrebbe il parere di una persona davvero esperta, in grado di suggerirvi con certezza il da farsi. Cancro, la Luna in Vergine oggi intesse trame favorevoli con Saturno. Per voi è davvero un'ottima notizia. Più che mai razionali e lucidi, supererete ogni ostacolo. Non ci sarà contrattempo in grado di bloccarvi o di innervosirvi. La situazione è sotto controllo. Leone, non preoccupatevi se la Luna continua ad ignorarvi. Mercurio, Venere e Giove non hanno occhi che per voi, dunque avete di che consolarvi. La vostra straordinaria capacità di relazionarvi con il prossimo favorisce il lavoro, le amicizie e anche l'amore. Vergine, seguite senza tante esitazioni il vostro desiderio di concedervi una giornata diversa dal solito, all'insegna del divertimento e della socialità. Gettate alle ortiche i sensi di colpa e, per una volta, pensate prima a voi stessi e poi agli altri. Bilancia, tensioni varie con i familiari e contrattempi di natura burocratica finiscono con l'assorbire tutte le vostre energie e la vostra pazienza. In famiglia sarebbe bene che raggiungeste un accordo sulla ripartizione dei singoli compiti quotidiani. Scorpione, il settore delle relazioni interpersonali potrebbe conoscere il suo momento di gloria. Non sottovalutate le possibilità che potete trarne. Il vostro destino forse si incrocerà con quello di una persona influente. Non fatevi cogliere impreparati. Sagittario, la giornata si snoderà tra alti e bassi. Dovrete fronteggiare la disarmonia lunare, ma potendo contare sul sestile Venere-Marte, tutto andrà per il meglio. Al lavoro dovrete vedervela con qualche imprevisto, che però supererete con tempismo e decisione. Capricorno, c'è allegria, buon umore ed entusiasmo nel coltivare gli interessi personali. Eventuali piccoli intoppi non riusciranno a frenare la vostra corsa. Se da tempo desiderate regalarvi un viaggio esotico, questo potrebbe essere il momento adatto. Acquario, il panorama astrale mostra una situazione variegata, fatta di piacevoli momenti da trascorrere serenamente, ma anche di parentesi delicate. Dedicatevi pure ai vostri interessi, ma fate attenzione a non trascurare un'importante questione di lavoro. Pesci, prosegue la frenante opposizione lunare, resa ancora più pesante dalla disarmonica angolazione di Marte. Giornata un po' stressante che vi vedrà in preda ad uno stato d'animo scontroso e improntato al pessimismo. Problemi nei rapporti sociali.